Indovinate da dove viene il nome Messico? Ciao Focussini! Oggi parliamo di 5 cose che non sai sugli Aztechi. Noi li chiamiamo Aztechi, ma loro si definivano Mexica. Il termine Azteco venne coniato in seguito per distinguere Mexica dalle altre popolazioni precolombiane. Uno dei pochi e più famosi reperti aztechi è la cosiddetta Piedra del Sol, un monolite circolare di 3,6 metri di diametro, spesso 98 centimetri e pesante 24 tonnellate. Seppellito nella piazza principale dell'attuale città del Messico, poco dopo la conquista spagnola, fu ritrovato nel 1790 e raffigura al centro Tonatiuh, il dio azteco del sole. Secondo molti studiosi è un calendario. Secondo altri, invece, potrebbe essere stato usato principalmente come altare per sacrifici umani. Tra il 26 maggio e il 13 agosto 1521, gli spagnoli conquistarono l'attuale città del Messico, mettendo così fine all'impero azteco. Tra gli alleati degli spagnoli c'erano i Tlaxcaltechi, un popolo indigeno ma nemico degli aztechi, che mise a disposizione 50.000 uomini. 365 giorni? Troppi! Secondo gli aztechi, l'anno era composto da 260 giorni, divisi in 13 mesi, ognuno dedicato a un animale sacro. L'ingrediente fondamentale del chewing gum è la gomma base, che non ha né sapore né colore, ma contiene speciali sostanze che danno alla cicca la proprietà di poter essere masticata senza consumarsi o sciogliersi. Una volta si usava la gomma naturale, chicle, che nella lingua azteca nahuati vuol dire roba appiccicosa, ma oggi è troppo costosa. Ecco da dove deriva quindi il termine chicles, da cui anche cicca. Ricordatevi di mettere un bel like e condividete il video con almeno 2 amici.